Benissimo, grazie a lei e grazie a chi mi ha invitata a condividere questo momento di riflessione e spero anche di gradevole viaggio nella Bibbia a proposito proprio della concezione del corpo, anche se ci accorgeremo subito che il corpo ha dei canoni nella Bibbia molto duttili, nel senso che la tradizione cattolica ha elaborato sia in campo morale sia in campo appunto teologico, antropologico, di antropologia teologica, degli schemi ben precisi, diciamo, sul corpo. Ma che non corrispondono in maniera così perfetta al modo in cui la Bibbia ci parla del corpo. E quindi subito mi permetterei di dire che mentre dal punto di vista morale, anche bioetico, oggi diremmo il corpo è considerato come qualcosa di fisso, addirittura si dice no, la dimensione naturale del corpo, c'è cioè un corpo che è naturale, che è così, insomma, è stabilito in un certo modo e quindi non è soggetto a mutamenti e non solo, ma non deve essere mutato. Nella Bibbia troviamo invece davvero una narrazione, è il caso proprio di usare questa parola, molto diversa. E che intitolerei proprio come ho fatto poi in effetti per una pubblicazione piuttosto recente che ho avuto l'opportunità, diciamo, di fare proprio sul corpo nella Bibbia e il corpo in divenire. Ecco, in effetti nella Bibbia il corpo è assolutamente spirituale, perché è originariamente spirituale. Lo vedremo in senso proprio linguistico addirittura, insomma, letterale, cioè le parole che vengono utilizzate nella Bibbia e in Genesi, cominceremo da lì, per parlare del corpo, sono, oltre a basar, che significa carne, ruach, spirito, nefesh, alito, e questo è il corpo però, quando si dice nefesh, si intende una persona e quindi si intende un corpo. E questo porta dunque ad una natura tipicamente aerea in un certo senso, e io ho utilizzato l'aggettivo spirituale, spirituale in senso proprio, ecco, come dire, insomma, non pensando alla, no, non con la lettera maiuscola, ma spirituale, cioè qualcosa che è soggetto a continuo movimento. Il corpo è una realtà in divenire, in divenire. E vedremo appunto, così sarà un volo pindarico proprio il nostro, sia nell'andata sia nel ritorno, diciamo, nell'andata, cioè partiremo dall'attualità e andremo appunto alla Bibbia e lì ovviamente considerando che i testi biblici sono 73, quindi abbiamo una raccolta di 73 volumi, nella più piccoli, alcuni piccolissimi dei foglietti, ma molto grandi, corposi invece, molti altri, che sono prodotti in vari secoli, cioè la produzione proprio del materiale letterario biblico abbraccia secoli di storia. Noi così utilizziamo solo no, proprio a scopo orientativo. Il primo testo, il testo più antico della Bibbia è un testo che appartiene al libro dei Giudici, appunto, Giudici 5, è appunto il canto di Deborah cosiddetto, perché riflette una poesia, diciamo, porta, esprime una poesia, testo poetico, quindi in un ebraico molto, molto difficile, quindi potremmo dire arcaico, e allora noi pensiamo, ecco, che non so, nella seconda metà del X secolo così, fosse prodotto questo piccolo esempio, diciamo, più antico della letteratura biblica. E invece, appunto, gli ultimi testi sono sicuramente della prima metà, già del secondo secolo dopo Cristo. Quindi abbiamo così, volendo dare, ho detto quali
criteri, diciamo, utilizzo in questo momento per tentare di semplicemente di far cogliere che stiamo parlando di concezioni, no, concezione del corpo, che però appunto cambiano perché sono espresse, abbracciano una cultura che è quella, diciamo, biblica, che a sua volta assorbe tante culture del vicino Oriente antico e tanto anche materiale proprio mitologico, storiografico, di leggi e poetico anche appunto del vicino Oriente antico, quindi dall'Egitto alla Mesopotamia. E quindi insomma, 1000 anni sono tanti. E allora noi cercheremo semplicemente di non dico sintetizzare perché sarebbe impossibile, ma di sottolineare proprio alcune direttrici che animano questo e procurano anche, promuovono questi continui cambiamenti. E per tornare appunto alla nostra attualità, allora come partiamo? È chiaro che ogni volta che apriamo la Bibbia, per qualsiasi motivo o alla ricerca di qualsiasi argomento, noi dobbiamo fare appunto un cammino di andata, no? L'esegesi, cioè andare verso il testo. E quindi partiamo dall'oggi e andiamo verso il testo. Ma noi sappiamo appunto che sono un po' le leggi dell'ermeneutica, anche biblica, filosofica, ma anche biblica, appunto, secondo le quali noi non andiamo a leggere la Bibbia, come se fossimo vuoti totalmente, come una tabula rasa. Noi leggiamo la Bibbia con le nostre categorie. Noi, per esempio, leggiamo la Bibbia in traduzione, e qui che significa? Con la nostra lingua. Ma quindi dobbiamo tener conto del fatto che una parola, che traduttore, dicevano i latini, traditore, cioè è impossibile trovare un'equivalenza semantica tra appunto una stessa parola, insomma, la parola che corrisponde allo stesso oggetto in due lingue diverse, sappiamo già questo. Quindi noi andiamo comunque con tutto il nostro bagaglio culturale, di pensiero, insomma, siamo figli del XXI secolo e come tali andiamo adesso a leggere la Bibbia. Allora, cosa accade oggi, appunto? Un po' questo è il motivo del titolo che non ho dato io, veramente, che mi hanno chiesto di parlare appunto del mio libro sul corpo, no? Il corpo e la parola, e questo corpo in divenire. Però poi, insomma, io ho accettato questo titolo, anche se è molto preciso e potrebbe essere più adatto forse per una trattazione più forse psicologica, non so, non importa. Allora, appunto, l'identità del corpo, no? L'identità del corpo e che corrisponde praticamente alla percezione. La percezione: io ho un corpo femminile e mi percepisco come femmina. Oppure la disforia, cioè la disforia tra l'altro è anche una patologia, cioè la disforia è come dire, uno scollamento, è un gap, è un contrasto, un conflitto tra ciò, una non identità, identificazione tra la percezione e la realtà, cioè un fenomeno di disforia potrebbe essere, ecco, chiamato quello in cui io, che ho un corpo femminile, invece mi percepissi come un maschio. Ecco. Allora, oggi noi abbiamo, questo è un problema nostro, ecco, un problema nostro. Nel mondo antico, almeno nella Bibbia, questo problema non c'è in effetti. Questo non significa però che non ci fosse, per esempio, l'omosessualità. Però noi non sappiamo se le persone omosessuali si percepissero in maniera disforica rispetto al loro corpo. Insomma, si parla molto in effetti cioè, nel senso vengono citati espressamente i casi di omosessualità, la pratica dell'omosessualità anche nella Bibbia appare assolutamente, cioè si deduce da alcune cose che noi adesso riusciremo a leggere, spero, alcuni versetti del Levitico, soprattutto nel Primo Testamento, che esistesse, cioè fosse anche, anzi, molto frequente,
Del resto l'omosessualità è attestata nel vicino Oriente antico in tante culture, diciamo, quindi è una cosa quasi pacifica, diciamo, la sua esistenza, ma non era vissuta come, non si sarebbe chiamata disforia, avrebbe avuto un'altra collocazione, un'altra percezione. Allora, per noi è molto importante. Credo che davvero dobbiamo imparare, no, ad essere corretti nel momento in cui noi ci accostiamo alla Bibbia perché ci dia qualche suggerimento per l'esperienza del presente. Certamente la Bibbia ci dà molti suggerimenti, ci aiuta a comprendere il presente, questo è davvero la sua magica ricchezza. Del resto io penso comunque che tutte le sapienze antiche ci possano dare moltissimo ancora. Sappiamo bene, filosofi, Omero, eccetera, no? Che non sono appunto biblici, però c'è una sapienza che è una memoria assolutamente sempre molto importante per noi e lo sarà ancora per i nostri figli. Però bisogna avere come dire, la correttezza e davvero anche il rispetto verso una cultura diversa dalla nostra, perché la Bibbia è parola di Dio, sì. Ma come dice il Concilio Vaticano II, è parola di Dio in parole umane. Quindi il Concilio, con la Dei Verbum, appunto, con la Costituzione dogmatica sulle rivelazioni, ci ha dato proprio gli strumenti per leggere la Bibbia e per quindi poterne cavare dei consigli o insomma, dei suggerimenti, come dicevo prima, circa ad esempio il corpo, cioè. No, come dire, c'è una deontologia dell'uso della Bibbia che nella fattispecie appunto è questa. Dobbiamo considerare che il corpo debba essere, come dire, il modo in cui viene vissuto il corpo nella Bibbia debba essere anche storicizzato. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che le culture di cui la Bibbia racconta e quindi di cui diciamo è espressione, no, nella loro naturalmente diversità, i loro passaggi, eccetera, come dire, esprime appunto un dato storico. Allora, in un certo tempo il corpo veniva vissuto in un certo modo, ok? Perché dico questo? Perché nella nostra, come dire, fugace proprio visita alla Bibbia sul tema del corpo, vedremo una grandissima differenza tra il corpo nel Primo Testamento e soprattutto nella Torah, negli scritti, diciamo, di Genesi, oppure del Levitico, ecco, e invece appunto quello che per esempio dirà Paolo. Vedremo appunto, utilizzerò proprio questi due estremi, per esempio, per parlare di omosessualità. C'è un testo dal libro delle Leviti, al capitolo 18, che ci dirà alcune cose sull'omosessualità, e c'è poi la famosa espressione, diciamo, di Paolo, le famose così parole di Paolo nella Lettera ai Romani, nel primo capitolo. Dove però noi troveremo un approccio affatto diverso proprio alla stessa esperienza, diciamo, del corpo, appunto, che è, come dire, che è omosessuale e quindi, insomma, potremmo pensare, ecco, no, certo tipo, magari oggi potremmo parlare piuttosto che degli omosessuali, no, come fenomeni che possono essere definiti appunto di disforia. Non so, i transessuali, ecco, un transessuale è qualcuno che magari si cerca anche di dare alla propria percezione un corpo, quindi cerca di cambiare il suo corpo. Ecco, io non sono proprio molto esperta sulle varie forme, no? So che c'è una sigla LGBT, ecco, che un po' mette insieme diverse realtà. In cui la persona, ecco, vive una sessualità magari maschile mentre ha corpo femminile e viceversa, oppure addirittura altre forme di identità, come sappiamo, o di percezione del proprio corpo, che sono anche molte, no? Mi sembra
di aver letto, insomma, e per quello che io possa davvero conoscere su questo fronte. Allora, quindi noi poi ritorneremo nell'attualità per. Spero un po', ecco, un po' meno forse preoccupati, nel senso che così per sentito dire, noi sappiamo appunto che la Bibbia, o diamo per scontato, per sentito dire, che la Bibbia, cioè, condanni, ecco, condanni chi praticasse appunto una sessualità. Non rispondente al proprio genere e tante altre cose, no? Perché appunto, sempre per sentito dire, riteniamo che il corpo così sia stato dato da Dio, a me ha dato un corpo femminile, a te ha dato un corpo maschile e quindi tu devi assolutamente, come dire, essere fedele al dono che Dio ti ha fatto così, e quindi tu, insomma, devi vivere secondo quello che quasi, no? Noi lo intendiamo come se fosse una cosa naturale, ecco, no? Dio è la natura, nel senso è Dio che ti ha dato questo corpo, e quindi c'è questa sorta, no, di etica anche, appunto, bioetica legata alla fisicità, diciamo, della persona, che noi chiamiamo la natura, e questo sarebbe però quello che Dio avrebbe voluto e avrebbe dato, diciamo così, come, no, proprio di cui ciò che noi siamo sarebbe il prodotto che bisogna custodire, che bisogna custodire, che non bisogna assolutamente, diciamo, modificare. È così, ma non so se sia così veramente, però boh, lascerò appunto alla conversazione che faremo più tardi, e anche poi alle vostre eventuali riflessioni. Io non faccio altro che sottolineare, ecco, alcuni proprio chiari, diremmo così, proprio enunciati biblici circa il corpo. Il primo grande enunciato è sulla realtà del corpo, che cos'è appunto il corpo. Qui c'è poco da dire, nel senso che il corpo, nelle lingue semitiche, di cui l'ebraico rappresenta una parte, dunque l'ebraico è una lingua originaria della Bibbia, negli ultimi decenni, insomma potremmo dire anche nell'ultimo secolo forse, anche la Chiesa Cattolica, i riformati l'hanno fatto molto prima, anche la Chiesa Cattolica, insomma, per gli studi, diciamo, proprio scientifici sulla Bibbia, ha dato una grande importanza al testo, soprattutto, ecco, magari dopo il Concilio di più, però insomma il Pontificio Istituto Biblico è del 1908, quindi insomma dagli inizi del secolo, anche la nostra Chiesa ha cercato di leggere la Bibbia nelle lingue originarie, e specialmente, diciamo, nella lingua ebraica. Noi sappiamo che c'è anche la lingua greca, non solo perché il Nuovo Testamento è scritto proprio in greco, quindi non c'è per il Nuovo Testamento, ma per il Primo Testamento c'è anche una traduzione molto antica, di cui noi assolutamente manteniamo una tradizione forte, che è quella greca. E specialmente una appunto versione greca, che è la versione dei 70. Questa versione è molto antica perché è della metà del III secolo avanti Cristo. Quindi, diciamo, la traduzione dall'ebraico al greco fu fatta dalle comunità ebraiche che stavano in Egitto, e lì, naturalmente, in quel periodo, sapete, dopo Alessandro Magno, il greco divenne la lingua un po', no, di tutta l'area del vicino Oriente, che noi chiamiamo del vicino Oriente antico, e poi dopo verranno i romani con il latino, ma gli stessi romani, appunto, non riuscirono ad imporre come lingua ponte, lingua proprio di tutto il mondo, su cui governava anche la stessa Roma, il latino, piuttosto il greco si diffuse, e piuttosto, no, Grecia capta appunto, cioè anche a Roma si diffuse il greco. Ecco, allora c'è una tradizione ebraica e c'è una tradizione greca molto antica, appunto. Tuttavia, noi, insomma, almeno così, insomma, per la maggiore va nell'ambito degli studi scientifici,
la lettura del testo che noi chiamiamo masoretico, lasciamo stare, insomma, il testo ebraico. Oh, allora, il tema è come dire, il nostro tema, che è il corpo, è fortemente implicato con la lingua ebraica, dunque, quando abbiamo a che fare con la Bibbia. Perché? Perché non esiste una parola che indichi il corpo come noi lo consideriamo, un po' lo dicevo anche poc'anzi. Allora, mentre la lingua greca è assolutamente chiara, perché il corpo si dice sarx, si dice soma, e si intende proprio, no? Sarx è la carne, quindi proprio la materia del corpo, soma è tutta l'organizzazione, diciamo, l'organismo, fatto di molti membri, ma naturalmente riguarda sempre, diciamo, qualcosa di materiale, ok? Invece poi il greco ha pneuma, appunto, ha spirito, il greco ha psiche, psiche, che noi traduciamo con anima. Allora, la lingua greca in effetti è quella che più ha plasmato anche la nostra lingua quanto alla semantica che noi diamo a corpo e anima, in poche parole. Allora, nella lingua ebraica non esiste questa dualità tra corpo e anima, non esiste neppure la distinzione tra corpo e anima, per cui il corpo e l'anima sono un tutt'uno. Voi potete trovare, purtroppo qua la traduzione non ci aiuta, bisognerebbe leggere nella lingua originaria ebraica, troverete molte volte che dice quella persona morì e si dice appunto Nefesh morì, ma si intende tutto il corpo. Oppure si dice, noi traduciamo quella persona, ma dietro c'è la parola appunto Basar, la sua carne morì. Può essere assolutamente, può, insomma, si può assolutamente esprimere, no? Con diverse parole, ma si intende sempre la persona umana. La persona umana è un essere vivente, d'accordo? Fatto di carne e di alito, indisgiungibili, ok? Allora, questo per noi, insomma, non è una cosa da poco. Perché? Perché se noi non avessimo questa concezione del corpo, che è un tutt'uno con l'anima, non potremmo giungere poi nella Bibbia alla resurrezione del corpo. Io spero di essere capita. Penso che molti di loro ricorderanno il più grande flop, diciamo, di Paolo. Paolo era un mago della evangelizzazione, no? Del primo annuncio proprio della salvezza per la morte e risurrezione del Signore. E però proprio ad Atene lui subì, no, a differenza di altre città dove tantissima gente gli andò dietro a Paolo, credette al Vangelo proprio per la parola di Paolo, ad Atene invece ci fu proprio un fallimento. Perché? Perché i greci, appunto, che erano nell'Areopago, quando curiosi di sentire di questa nuova religione, di questa nuova divinità di cui parlava Paolo, i greci accettavano molte divinità, sappiamo, erano politeisti, no? E quindi va bene, però la cosa durò poco. Perché? Perché quando Paolo disse tante cose, poi alla fine dice: quel signore lì è risorto, quell'uomo è morto, ma poi è risorto. Quando disse così, i greci. E anche dice, vabbè, lasciamo stare. I greci dissero a Paolo, gli ateniesi dissero: su questo argomento ti sentiremo un'altra volta. Perché? Perché per i greci la risurrezione del corpo era impossibile. Nel pensiero greco non c'è la risurrezione del corpo, c'è casomai la metempsicosi, cioè l'anima che si reincarna. Ma sappiamo bene come il corpo, tutto ciò che è carne, insomma. Non occorre parlare di Platone, ma insomma, da Platone in poi sicuramente, naturalmente, è qualcosa di pesante, no? Addirittura poi nell'Orfismo, il corpo come gabbia dell'anima. Ecco, c'è veramente una concezione negativa del corpo, almeno così per quello che ho, come dire, è un giudizio che dobbiamo dare in merito proprio e in concorso del discorso che stiamo portando avanti. Invece, nella mentalità ebraica non c'è questo punto, per cui non è pensabile l'immortalità dell'anima, non esiste l'immortalità dell'anima.
E noi cristiani dovremmo ricordare questo, talvolta mi capita anche con gli studenti, di dire: ma voi credete nella risurrezione del corpo? Qualcuno ancora si confonde, ma no, dice: noi crediamo nell'immortalità dell'anima. Ma questo non è il dogma del cristianesimo. La fede cristiana si fonda sul corpo risorto, sul corpo morto e risorto, il kerigma, no? La salvezza è per la morte e risurrezione del Signore, e quindi il nostro corpo andrà ad essere risorto. Non solo il corpo dei battezzati, non so se qui siano tutti cattolici, ma ecco, mi scuso eventualmente, però dico in terza persona, i battezzati hanno già un corpo risorto. Noi, io dico, io sono battezzata. I cristiani, dice Paolo, nella prima Corinti al capitolo 15, dice, hanno due corpi. Uno è il corpo di Adamo, l'abbiamo ereditato appunto da lui, ed è questo corpo terreno, che poi andrà via. L'altro è il corpo del Signore risorto, che già è innestato, o meglio, in cui noi siamo già innestati, tutti noi battezzati, d'accordo? E che già e non ancora, nel senso che poi c'è un'attesa della parusia, va bene. Però, ecco, questo per dire che, allora, dobbiamo pensare che tutta la Bibbia, specialmente nel Nuovo Testamento, questo esploderà, ovviamente, tutta la Bibbia non disgiunga il corpo dall'anima, non disgiunga la realtà materiale che abbiamo da quello che è invece appunto il nostro spirito, la nostra psiche, insomma è davvero un tutt'uno. Bene, detto questo, il genere dunque, ma il genere proprio così userei due simboli. Certamente il genere come viene ad essere? Partiamo dai racconti, diciamo, dei miti biblici. I primi 11 capitoli di Genesi sono, diciamo, proprio miti teologici, anche poi, no? Li chiamiamo. Il genere letterario è quello del mito. C'è però naturalmente poi tutta una pregnanza teologica, per cui il messaggio che in questi capitoli è nascosto ha poi un valore naturalmente teologico, perché chi ha scritto, poi ha riscritto miti che esistevano già nella Bibbia, l'ha fatto appunto con una lettura teologica, e quindi per noi sono importanti. Allora, il primo racconto di Genesi: Dio creò l'essere umano, maschio e femmina li creò. Quindi il genere dice, serve appunto a dire lì alla fine del primo racconto di creazione, la differenza di genere serve a dire lo statuto del mondo, cioè il mondo che Dio crea è fatto di relazione. E allora, perché ci sia relazione, ci deve essere diversità, ci deve essere anche distanza, ma una distanza, una differenza, una molteplicità, potremmo anche, no, poi pensare, fatta per corrispondersi, fatta per camminare una parte verso l'altra. Questo è il mondo. Perché la... Ah, bene, grazie, c'è il problema. Bene. Dunque, come si dice, la creatura umana è l'ultima ad essere appunto fatta, creata da Dio, e il sesto giorno insieme agli esseri viventi che sono sulla terra, gli animali terrestri. Ma tutte le creature Dio ha creato, potremmo dire due a due, tutte le creature, pensate, all'inizio, Dio creò la luce e distinse la luce dalle tenebre. Se non ci fossero le tenebre, noi non potremmo chiamare la luce luce, e viceversa. Poi non so, Dio distinse, fece i cieli e la terra, e distinse il cielo dalla terra. Allora Dio crea con la parola e con la distinzione, in ebraico il verbo ivdil, separare, diciamo, ma non per isolare, piuttosto perché si ponessero in relazione. Quindi tutto ciò che esiste è fatto di relazione,
E quindi il mondo, se esiste, se è sostenuto proprio e retto dalla pluralità delle creature che però sono tessute insieme, ma sono una diversa dall'altra. Questo è il concetto di base, diciamo, che poi si riflette sul maschile e femminile. Tanto è vero che Dio creò l'essere umano, maschio e femmina, li creò e lui li guardò e vide che fossero cosa buona e poi addirittura li benedisse, no? C'è una benedizione sull'essere umano. Allora, questo è il primo racconto. Ce n'è un altro, il secondo, in cui c'è un'altra, non dimentichiamo che sono miti, miti teologici, ma sono il linguaggio è quello del mito. E allora, appunto, dice la tradizione Giustino, dice, i miti parlano di cose che non sono mai avvenute, ma che accadono sempre. Ecco, allora ci dicono un po' la struttura delle cose, i miti, d'accordo? Con il linguaggio, appunto, con un linguaggio che conosciamo. Allora, il secondo racconto di creazione dell'uomo e della donna ci porta altri significati, diciamo, sulla differenza, non so, tra maschile e femminile. Allora, prima Dio crea un essere umano, che noi poi scopriamo essere maschio, ma all'inizio è un essere umano ancora perché non c'è il femminile, d'accordo? Poi che cosa fa? Vede che quello è, siamo al capitolo 2, no? Questa volta, che quell'essere umano che lui aveva fatto fosse triste, evidentemente, era solo. E Dio dice: non è cosa buona che l'essere umano sia solo. Questo è uno statuto del corpo proprio, del corpo e dell'essere umano, perché abbiamo già detto che il corpo è. E anima sono comunque la persona, dobbiamo dire, d'accordo? Cioè che non siamo fatti per essere soli, per stare soli. Cioè siamo creature che hanno bisogno di relazione. Siamo creature che hanno bisogno dell'altro. Ed ecco che Dio scava dentro all'essere umano che ha già fatto, dopo aver fatto cadere su di lui un torpore, un detto magnifico, scava la parte sotto al cuore, quella che nella tradizione è sempre stata resa con costola, lo riapre a questo essere umano, che è Adam, il fatto di terra cosiddetto, e la impasta ancora e fabbrica la donna. Ecco, qui c'è proprio subito che cosa? La caratterizzazione, diciamo così, di una prima diversità, cioè del femminile. Cioè il femminile, perché è fabbricato? Il verbo per la donna non è uguale a quello per l'uomo, perché quell'essere umano che Dio fece prima, nel capitolo 2, è espresso l'azione di Dio con il verbo yatzar, che in ebraico significa prendere la creta, il verbo della ceramista, no? Di quello che fa i vasi, e con l'argilla, appunto. Ecco, allora, Dio formò l'essere umano con la creta. La creta si chiama Adamà, l'essere umano si chiama Adam, d'accordo? È come in italiano uomo. Uomo viene dal latino humus, che significa terra, e quindi l'uomo è il fatto di terra. Adam significa il fatto di terra nella lingua ebraica, va bene? Ma quando poi vede che questo essere umano ha bisogno di qualcuno con cui stare insieme, Dio che fa? Prima crea gli animali, nel capitolo secondo, ma vede che questi animali, perché non parlavano, poi questo scopriremo che fosse il motivo, non potessero essere un aiuto per l'essere umano. Allora, appunto, scava dal suo stesso corpo un'altra, no? Una parte che poi forma di nuovo e fabbrica. Il verbo è banà, verbo fabbricare. E fabbrica la donna. E qui già nel verbo fabbricare noi troviamo una caratteristica proprio, come si può dire, più che una caratteristica, direi una denotazione del genere femminile. Perché? Perché la donna è la fabbricante, la fabbricata è la fabbricante, cioè chi è la donna? La donna ha la matrice, la donna è grembo, perché questa è la sua diversità, l'uomo non ce l'ha. Il maschio non ce l'ha. E che cos'è il grembo di una donna? È una matrix, cioè è una fabbrica, cioè la donna prende una goccia di rugiada che le dà il marito
e la trasforma in 213 membra del corpo umano. Lei è veramente un'impresa edile, io dico spesso, no? Cioè, perché? Ecco perché lei è fabbricata, perché diventerà la madre di tutti i viventi. Questo è il femminile. Il femminile è subito. È interessante, guardate, proprio qui la filologia ci aiuta moltissimo, perché figlio in ebraico si dice ben. Ben significa il costruito. Lei, infatti, era stata fabbricata per essere quella che poi fabbricasse, appunto. Ma questo verbo, scusate, fabbricare, quando ha il soggetto maschile, poi molte volte noi troveremo, soprattutto, ecco, soprattutto nei testi di Genesi, che l'uomo fabbricò sua moglie, letteralmente sarebbe così quel verbo banà, cioè diede a sua moglie quella goccia di rugiada, il seme maschile, che le permise poi di costruire nel suo grembo il primo grande capolavoro, che è appunto il corpo di un essere umano, il nostro corpo. Tutti noi siamo stati fabbricati, no, nel grembo materno. È molto bello, però, no, questo, ecco. Allora, è certo che c'è una diversità, ma naturalmente è un'altra grande caratteristica della donna, poi anche dell'uomo. E qui davvero siamo proprio alla donna, agli sessuali, proprio, è il sangue per la donna, il seme per l'uomo. Ed ecco, allora noi ci spieghiamo perché ci siano pagine, pagine, potremmo dire, molti versetti quantomeno, soprattutto nel libro del Levitico, ma non solo, che custodiscono, che sono tesi, cioè, come dire, dedicati all'insegnamento della purità del maschile e del femminile. Allora, la donna ha il sangue, poi diciamo un'altra cosa, ma prima vorrei dire, il sangue, come dire, è legata al sangue perché? Perché ha il ciclo e quindi deve mantenere la purità rispetto al sangue. L'uomo ha il seme, il seme viene così, non ha il ciclo lunare, il seme. Però può capitare, come chiama, diciamo, la perdita, no? O l'uscita del seme, la Bibbia, la gonorrea. Ecco, la gonorrea indica proprio queste, diciamo, perdite seminali da parte dell'uomo, che devono essere rigorosamente osservate nella purità. Allora, perché? Perché quando una esperienza, diciamo, umana, in senso proprio lato, viene sottoposta alle leggi di purità quando è una questione di vita o di morte, cioè tutte quelle cose che possono portare la vita o la morte devono essere custodite, devono essere, insomma, come dire, non si possono toccare, non si può, perché è qualcosa di divino, è davvero qualcosa di sacro. Allora, il sangue nella donna, ecco, il sangue della donna è un tabù. La donna è impura quando ha il sangue, ma allora capite che la donna una settimana al mese è impura. E che doveva fare appunto la donna quando aveva il ciclo? Perché questo sangue, tra l'altro, il sangue può essere di vita o di morte, ma il sangue della mestruazione è un sangue di morte. Perché è un sangue che si sciupa, che va via. Quindi, come dire, bisogna, non si deve toccare il sangue mestruale. Allora, questo che ha portato a scrivere, diciamo, nella Torah, che quando una donna ha il ciclo, deve stare isolata. E se si siede su uno sgabello, poi quello lì deve essere purificato. Quindi immaginate come le povere donne dovessero stare isolate durante il tempo del ciclo. Non solo, tutte le regole, ma qui appunto hanno tempo, adesso vado oltre, ancora vi chiedo, forse no, 7-8 minuti. Beh, insomma, non, come dire, potete immaginare quello che significasse il parto per la donna. La donna doveva purificarsi, indovinate quanto tempo doveva purificarsi dal sangue. Sapete quanto tempo? 40 giorni per un figlio maschio e 80 giorni per una figlia femmina. Per la figlia femmina il doppio, perché la figlia femmina portava con sé ancora l'impurità del sangue.
Insomma, quello che era per lei, da una parte, certamente, quello, noi sappiamo bene che il ciclo comunque è qualcosa che permette alla donna di rimanere incinta e quindi poi di partorire, però per la donna naturalmente era, no, nei tempi biblici, un segno del femminile che le impediva di entrare nel tempio. Sicuramente, no? C'è stata una grande ragione in questa proprio costituzione, diciamo, della donna a diventare sacerdote. Ecco, i sacerdoti erano maschi, ma certamente dovevano purificarsi anche loro dal seme, dovevano, per accedere al tempio, dovevano ovviamente, come dire, anche astenersi dai rapporti sessuali. Però, insomma, il sangue segna tremendamente, diciamo, la donna, e la donna deve essere liberata dal sangue, cioè deve rimanere incinta. Passiamo dunque dallo statuto del corpo, sono degli accenni, però sono molto significativi, mi sembra, a quelli che poi diventeranno i ruoli familiari, i ruoli sociali del maschile e del femminile. Allora, è chiaro, dunque, la donna, lo scopo, diciamo, del matrimonio, era quello che un uomo potesse avere dei figli. Allora, le donne venivano sposate, perché partorissero ai loro mariti, va bene? Allora, il fatto che fossero sterili, comportava per il loro corpo un ciclo che continuava a rinnovarsi. Quando invece fossero rimaste incinte, le donne perdevano il sangue, come anche noi oggi, per 9 mesi non avevano più il sangue. Questo era considerato nel mondo biblico davvero una sorta di salvezza, cioè il corpo della donna veniva liberato dal sangue della sua sterilità, dal sangue di morte, diciamo, che appunto era nel suo ciclo, in virtù di chi? Cioè chi la salvava? Il marito. Ecco perché. Nella Bibbia, nei profeti, eccetera, il marito si chiama Baal, mio signore, mio padrone, perché il marito salvava la donna dal fatto che non potesse avere figli, praticamente. Quindi rimanere incinta per una donna è la più grande benedizione, al punto che addirittura quelle che non lo restavano incinte, si disperavano e c'è un momento terribile in cui Rachele prende suo marito Giacobbe e gli dice: dammi un figlio oppure io muoio. E Giacobbe, in maniera crudele, almeno secondo noi donne, nella nostra sensibilità, le risponde: ma che posso fare io se Dio non ti ha dato dei figli? Pensate, vedete, tutto questo è corpo, ma è anche tanta cultura. Cosa dite? C'è un modo di pensare il corpo, che incide tantissimo sui costumi, sul destino delle donne, così come sul destino degli uomini. E veniamo adesso appunto al destino degli uomini. Perché? Perché praticamente l'omosessualità, allora, intanto, vabbè, tante altre cose avremmo da dire, ma non possiamo. Faccio solo un accenno brevissimo a questo. Un uomo che non avesse figli, era un eunuco, per esempio, no? Che non poteva avere figli, davvero non poteva accedere al tempio. Anche lui era maledetto da Dio, considerato come tale, perché figlio maschio in ebraico, si dice Zakar, che significa memoria del padre. Per cui avere un figlio maschio era, nel mondo biblico davvero, la prima forma di immortalità. La prima forma di vita per sempre, perché io muoio, ma c'è mio figlio che porta avanti il mio nome, eccetera. Pensate, no? Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe. Ecco, le genealogie, sono importantissime, sono la vita che resta. Allora un uomo doveva avere dei figli, assolutamente, altrimenti era come avere un ramo secco di cui nessuno più si sarebbe neanche ricordato al mondo, ok? Ed ecco allora che vengono fuori delle regole ben precise. Allora, il corpo serve innanzitutto chiaro, poi c'è il matrimonio, ma c'è il matrimonio, lo scopo del matrimonio sono i figli.
sono i figli. E quindi tutto ciò che è poi, possiamo dire, la fedeltà morale o insomma il comportamento da tenere è relativo all'ottenimento dei figli, ok? Allora, la donna naturalmente deve essere liberata dal sangue. L'uomo, e quindi, deve avere un marito. Se una donna non viene da nessuno presa, e sappiamo bene come le donne non potessero scegliere il proprio marito, era il padre, e neanche decidere se andare al marito o meno, era il padre, appunto, che le dava, no? A loro, a chi le avesse chieste. Anche per l'uomo c'erano grandi regole. La prima regola è espressa attraverso un racconto che riguarda i figli di Giuda, Giuda da cui discende anche Gesù, Giuda da cui discende Giuda, figlio di Giacobbe. Giuda è una tribù poi naturalmente, no? Di Israele. Da cui viene la Giudea, la regione della Giudea, che i figli di Giuda abitavano in quella regione, e poi Gerusalemme, che è la capitale. Ecco, allora Giuda ebbe tre figli, no? Il primo si sposò con una donna che si chiamava Tamar, che si chiamava Er, ma morì senza lasciare figli. Allora in Israele c'era la legge del levirato, che significa che quando un fratello, no, sposato morisse, fosse morto lasciando nessuna posterità, o comunque insomma lasciando una moglie, quindi, e poi anche con l'aggravante di non avere posterità, quella moglie doveva essere rilevata praticamente dal fratello, d'accordo? Levire significa anche cognato, ma insomma da un parente stretto. Bene, allora Tamar, che era la moglie del primo figlio di Giuda, viene data a Onan. Onan è il nome del secondo figlio di Giuda. E però Onan, da cui la parola italiana onanismo, Diciamo così, ok. E allora dicevo, no, il discorso dell'onanismo, appunto, diventa perché è qualcosa che viene punito, no? L'onanismo. Proprio perché equivale a disperdere il seme. E il seme è qualcosa che deve essere assolutamente custodito, perché dal seme viene la vita. E non dobbiamo dimenticare che gli ebrei fossero un piccolo popolo che aveva bisogno di figli. Quindi per loro i figli erano veramente non solo erano una benedizione, perché erano davvero la più grande risorsa. I figli erano, no, intanto quelli che collaboravano con loro per l'attività economica, diciamo, erano quelli che, ahimè, anche insomma, servivano eventualmente o sarebbero serviti, pensiamo ai tempi, no, in cui ci furono i re in Israele, per la difesa, per l'esercito, per insomma, o per tante altre. Per me i figli sono quelli, no, che danno davvero una solidità, uno sviluppo, una crescita a un popolo. E quindi l'onanismo veniva naturalmente condannato per questo, tanto che poi la storia, no, di Tamar finisce che lei si traveste da prostituta per dare dei figli a Giuda, addirittura a suo suocero. Quindi era importantissimo avere dei figli. E sullo stesso, diciamo, piano si colloca la condanna dell'omosessualità di per sé. Nel Primo Testamento non si parla mai di omosessualità femminile, ma si parla solo di omosessualità maschile. E nel libro del Levitico, appunto, nel capitolo 18, all'interno di una serie di osservanze, diciamo, che venivano chieste agli ebrei rispetto alle loro relazioni, appunto, sessuali, c'è anche quello appunto del giacere con un uomo. Naturalmente quello che noi adesso leggeremo, alcuni versetti, è diretto ai maschi. Nessuno si accosterà a una sua consanguinea per scoprire la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre. È un modo, no, per dire tu non giacerai con una consanguinea. Ecco, non giacerai con tuo padre o con tua madre. Ecco, l'incesto è vietato.
non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre, siccome c'era, il poli, c'era appunto il, la, come si dice, poligamia, è chiaro che poteva capitare che un figlio di una moglie, che il figlio di una prima moglie giacesse con la seconda moglie, magari o la terza, di suo padre, ma questo no, il Levitico non lo permette. Così pure l'incesto con la sorella, oppure con ecco, tutti i consanguinei stretti, potremmo dire noi oggi, no, di primo grado. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio, eccetera, 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 tanti, una lunga, diciamo, lista. Non scoprirai la nudità di tua nuora, tu non giacerai con tua nuora, appunto perché è la moglie di tuo figlio. Insomma, qui si dà proprio un ordine alle relazioni affinché i figli che venissero fuori, no, da queste relazioni fossero poi garantiti, nel senso di chi è figlio. E non solo, ma la, come dire, il filo che genealogico deve essere ordinato, cioè padre, figli, nipoti. Se il figlio sposa o giace con la moglie del padre, questa gerarchia, diciamo, genealogica viene ad essere come dire, confusa nella confusione. E quindi queste regole, dunque, di purità. Allora dice, non prenderai la figlia, cioè, insomma, i parenti carnali di primo grado, mi permetterei di dire, soprattutto, perché poi le cugine invece venivano sposate, sappiamo bene, dice, tutto questo è un'infamia, non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna. È cosa abominevole. Non darai, e quindi... D'accordo? Quindi tu non giacerai con un uomo come si fa con una donna, cioè non avrai rapporti, potremmo dire qui forse più precisamente, coniugali, no? Con un uomo. Perché appunto? Perché non ci sarà discendenza. Come non ci sarà diritto di discendenza nelle relazioni con disordinate eterosessuali, contemplate qui, cosa abbiamo detto? Così non ci sarà discendenza ordinata e potremmo dire di diritto, è un'illusione anche di diritto, nel rapporto, diciamo così, tra due maschi. Vedete, le donne non se ne parla perché, come dire, non entra in gioco il seme, non entra in gioco quindi la posterità. Così pure non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa. Quindi vedete, come dire... tutto ciò si capisce bene che dunque questi divieti riguardo l'onanismo, riguardo l'omosessualità, hanno una ragione. La ragione è unica, tra l'altro, ed è quella che non garantiscano appunto né la vita né, nel caso per esempio di rapporti tra due maschi, non c'è la vita perché non ci può essere poi un figlio, né il diritto appunto della che spetta poi ad ogni vita, che spetta ad ogni persona, e quindi la sua relazione ordinata con suo padre, con suo figlio, con sua sorella, con la donna e con le bestie, perché appunto evidentemente anche questa pratica, diciamo, della sessuale con le bestie, siamo in tempi molto antichi, doveva essere ancora comunque frequentata, doveva essere presente. Allora, per concludere, nel Nuovo Testamento, no, è chiaro poi il cammino è lunghissimo, allora, per concludere cosa diciamo? Diciamo che naturalmente il corpo risponde a che cosa? A quella volontà di dare la vita, E di dare la vita da parte di Dio, chiaro, perché è parola di Dio e quindi Dio vuole che le cose, no, si facciano in questo modo, che il corpo quindi si viva così, no, come le pagine ci spiegano, ma nello stesso tempo era un modo anche, diciamo così, umano, che appartiene al popolo di Israele nel Primo Testamento, per avere una identità, cioè, come dire, bisognava avere molti figli e quindi bisognava avere delle mogli, non so,
sposarsi con un uomo, oggi addirittura diciamo sposarsi con un uomo, sarebbe stato inconcepibile, perché il matrimonio era finalizzato a procreare, quindi era questo. L'amore entrava raramente e in maniera volontaria nel matrimonio, eh? Noi sappiamo che Giacobbe ebbe quattro donne, due mogli e due concubine, no? E erano veramente le ancelle, diciamo, delle sue mogli, e con cui ebbe i suoi 13 figli, 12 maschi e una femmina, ma lui amava solo Rachele. Cioè, quindi non è che ci si sposasse per amore, come magari facciamo oggi noi, no? Ma ci si sposava per avere una discendenza. Questa era la cosa più importante. E che poi ci fosse un ordine nel clan, nella famiglia clanica, quindi nel popolo quando i clan si unirono e dunque nella nazione quando Israele divenne un regno unito prima, poi diviso in due parti, Samaria e Giuda. Ecco, quindi l'ordinamento, come dire, sociale e familiare, richiedeva che cosa? Un ordine anche nell'esercizio della sessualità. Per cui la sessualità veniva, la coniugalità veniva vissuta dentro il diritto matrimoniale. Non si dava la possibilità, erano le prostitute quelle che vivevano la loro sessualità fuori dal matrimonio, diciamo, fuori da, ma quello è un altro discorso, ok? E quindi c'era bisogno appunto di assolutamente anche custodire il seme di Abramo, perché? Perché poi c'è questo grande impianto teologico per cui il seme di Abramo è il seme del suo membro circonciso, che significa l'alleanza con Dio. Quindi il seme di Abramo, quante volte sentiamo, no? Cioè, poi dopo nel Nuovo Testamento, Paolo, il seme di Abramo è il popolo eletto viene da, diciamo, no? Dal seme di Abramo, perché? Perché è dalla, naturalmente, dal dono di Dio, perché il membro di Abramo è un membro circonciso. E la circoncisione significa proprio l'alleanza con Dio. Abramo ha un alleato, vedete dunque come il corpo entri a pie pari nelle vicende della storia della salvezza. E quindi è chiaro che poi rimanga dentro questo alveo così. Nel Nuovo Testamento, quando il popolo di Dio, il popolo eletto, non è più solo quello di Abramo, ma sono tutti i figli del mondo, eh? Quando c'è questa universalità proprio della fede cristiana, che cosa accade? Due cose accadono. Accade che Paolo dica, è meglio che, non so, restiate tutti, Paolo dice nel primo Corinti, restiate celibi come me, insomma. Addirittura Paolo cambia lo statuto del corpo, perché pensare al corpo e al maschile, nel Primo Testamento senza il matrimonio e senza generare dei figli sarebbe stato impossibile. Il corpo era per questo. È un precetto del 613 Mitzvot degli ebrei. Quello di sposarsi e fare dei figli, mettere al mondo i figli, è un grandissimo precetto, è un dovere. Quando Paolo, che riguarda il corpo, appunto, no? Come abbiamo già detto, ma quando Paolo addirittura invita al celibato, guardate, questo è uno, come dire, è veramente un mutamento radicale nello statuto del corpo. Il corpo non è più finalizzato del maschile, ma poi dopo vedremo che anche le vergini ci saranno, anche il femminile entra, dice, le vergini possono non sposarsi. Per una donna non era ammesso non sposarsi nel Primo Testamento, doveva, l'abbiamo già detto, e quindi cambia lo statuto del corpo, cosa si vive con il proprio corpo e quindi come si vive anche la propria sessualità, naturalmente in altro modo, no? Qui appunto non abbiamo tempo, adesso vado a concludere con il testo sull'omosessualità di Paolo. Però ecco, no, potremmo parlare di Maria, della verginità, la vergine che partorisce. E questo sconquassa l'ordine del corpo. Certamente ci sono state donne anziane che hanno partorito, c'è stata Sara, anche lì.
Anche lì è il corpo naturale che partorisce, direi di no, lei aveva 90 anni. Isacco è figlio della promessa, non è figlio del corpo. Quindi vedete quanto, insomma, c'è da riflettere tanto sul corpo nella Bibbia. Per concludere sul discorso delle disforie, diciamo, di questa no, no, non identificarsi con Paolo nella lettera ai Romani, allora. Paolo, in questa parte, è il primo grande, diciamo, prima grande sezione dottrinale della lettera ai Romani, che spesso nella Bibbia della CEI viene intitolata L'ira di Dio, no? Sui greci e sugli ebrei, e sugli ebrei, no? Insomma, sia su quelli che sono circoncisi, cioè sotto la legge, diciamo gli ebrei, sia i gentili, cioè i sofoi, li chiama Paolo, i sapienti, diciamo i greci. Allora, il discorso di Paolo è questo: sta parlando ai greci, sta parlando ai filosofi, sta parlando ai sapienti, i quali non avevano la legge per conoscere Dio, come gli ebrei. Gli ebrei avevano la legge, avevano Mosè, avevano le parole che anche noi abbiamo letto, e quindi potevano conoscere Dio perché avevano la fortuna di una rivelazione, ok? I greci non ce l'avevano, i gentili non avevano avuto la fortuna di avere la legge. E Paolo dice: ma sono lo stesso inescusabili. Perché dice inescusabili rispetto a cosa? Rispetto al fatto che l'abbiano o meno riconosciuto. Paolo qui introduce questa, come dire, questa via di conoscenza a Dio e dice: bene, voi non avevate la legge di Mosè, la rivelazione, ma avevate il mondo. Avevate, potremmo dire, noi usiamo la natura, la physis. Voi vedevate le cose belle, no? Questo Tommaso, quanto no? Rifletterà su questo, naturalmente. Ecco, e quindi siete inescusabili. Avreste dovuto vedere, dietro alla creazione, alla physis, avreste dovuto vedere il creatore, colui appunto che c'è dietro, cioè la trascendenza. I greci che cosa hanno fatto? Hanno reso i rettili, i quadrupedi, gli uccelli, insomma, hanno reso tutte le creature divinità. Hanno adorato le creature, non solo quelle che ho già citato, ma anche se stessi. Dice, l'uomo greco ha fatto un dio di se stesso, si è messo al posto di Dio, e quindi non ha riconosciuto l'altro, non ha riconosciuto, potremmo dire anche il diverso, cioè il trascendente. Non hanno riconosciuto Dio, dietro. Allora, come chiama Paolo questo rendere se stessi Dio e non riconoscere? È un po' la cultura contemporanea, la nostra cultura. L'uomo diventa un Dio, risolve tutto, non solo non crede in un Dio, ma non gli serve Dio, cioè fa da solo. Sì, è autonomo, così. Questa è l'accusa che Paolo rivolge ai greci. E come lo chiama, come dicevo, la lingua appunto greca, che dice homoios, homoios, cioè dice avete adorato lo stesso homoios, da cui poi viene omosessualità, lo stesso sesso, homoios. Ma capite la ragione per cui Paolo poi arriva a dire proprio per questo, perché voi avete rifiutato, per un motivo teologico, proprio perché voi avete rifiutato la trascendenza, avete rifiutato di vedere che c'è un altro dietro le creature, che c'è qualcuno dinanzi a voi, non siete soli sulla terra e non fate tutto da soli, non siete dei voi, dei nel senso greco del termine, però qui non siete, no? Siete Dio a voi stessi. Cosa siete finiti per fare? Per addirittura, come dire, esercitare anche la sessualità in senso, potremmo dire, con un neologismo omoiotico. E qui è interessante perché Paolo per prime pone le donne. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali, secondo natura, physis, i rapporti contro natura. Ugualmente anche gli uomini, questa è la traduzione della CEI, anche gli uomini lasciando il rapporto appunto con la donna, ma per naturale qui Paolo intende proprio quello che abbiamo detto sinora. Non intende la natura,
non so, nel senso che poi magari anche nella teologia morale è stato dato. Cioè, nella Bibbia, no, il concetto di natura, come ce l'abbiamo noi, come poi appunto è passata anche nella teologia, in diverse branche della teologia, non esiste. Perché non esiste neanche la parola natura per dire il creato, è il creato. Quindi nel creato c'era uno scopo, diciamo, alla sessualità, che era quella, come dicevo, no? Della relazione con l'altro, certo, con il diverso da te, per essere fecondo, per il figlio, per avere il figlio. Il corpo maschile è stato creato come una sospensione, quindi ha bisogno, no? Pensiamo alla genitalità maschile, ha bisogno di riporsi in una, no? In una terra, possiamo dire. Il corpo femminile è fatto di un vuoto, che ha bisogno di essere bagnato, essere riempito. Ecco, questo è il corpo. E questo è anche cosa però? È una, come si può dire, nel corpo Paolo trova una, Paolo ma non solo appunto, trova la grammatica della teologia. Cioè il corpo dice che l'umano ha bisogno dell'altro. Prima di tutto di Dio. Tanto è vero che ha bisogno, il maschio ha bisogno della femmina, la femmina ha bisogno del maschio. Potremmo dire che davvero nella teologia poi, no? Il corpo diventa semplicemente una grammatica dell'esperienza religiosa. Per cui i comportamenti omosessuali sono il segno di di un autocentramento. Oggi diremmo di un selfismo, eh? Per Paolo sarebbero segno di questo, ma guardate, potremmo noi anche essere quindi eterosessuali fisicamente, no? Potremmo esercitare la nostra sessualità in maniera, no? Diciamo così, legata e consona al nostro corpo, identificandoci con esso, ma comunque essere soli, autonomi, vivere il corpo dell'altro con una soddisfazione dei nostri istinti e veramente non uscire da quella mentalità omoiotica, da quella mentalità, diciamo, davvero oggi, diciamo, non solo narcisistica, ma addirittura selfistica, proprio, no? Di questa adorazione di sé. Paolo, in fondo, proprio ci anticipa nella critica che oggi possiamo fare a questa grande celebrazione del sé che noi viviamo anche purtroppo nelle relazioni col corpo degli altri, ci anticipa di molti secoli e penso che possa darci davvero un grande aiuto per affrontare oggi, per rispondere oggi a quella che è l'esperienza che i nostri figli, naturalmente anche tutti noi facciamo riguardo al rapporto con il nostro corpo. Grazie, grazie Rosanna, grazie di cuore, spero che tutti mi sentano, a parte ecco questo così anche imprevisto che è successo, però penso che tutti coloro che ti hanno ascoltato dall'inizio abbiano apprezzato intanto la tua chiarezza, la tua profondità, ecco, per quello che ci hai offerto. Davvero grazie. Abbiamo ancora qualche minuto. Vorrei non rubarlo io, ma dedicarlo alle persone che magari qualcuno voleva anche così porti qualche domanda. Ecco, ci diamo ancora qualche minuto. Quindi, se tu sei disponibile, ecco, ben volentieri. Io vi chiedo scusa, proprio 10 minuti al massimo, perché Sì. Di solito noi per le 19.30 finivamo, ecco, però infatti, con l'imprevisto... Sì, 10 minuti, volentieri, sì, vi chiedo scusa perché ho preso il tempo. Allora chiedo subito se c'è qualcuno, sperando che qualcuno però si possa attivare l'audio, perché Stefano, per evitare così anche interferenze, aveva zittito tutti il microfono, per cui... Non so se adesso le domande sono possibili, ecco. Io chiedo a Stefano... Riattivo la possibilità di aprirsi. Esatto, grazie Stefano, perché così almeno, altrimenti... Esatto. Grazie.
Se posso. Sì, se ti presenti. Sì, sono Franco Marcomini. Okay. La ringrazio per la sua relazione, che ho trovato molto interessante. E volevo prendere l'inizio e la fine, non perché il resto non sia stato importante, su questa insostanzialità del corpo, quasi una impermanenza che mi riporta un po' anche al pensiero buddista, che significa entrare nella dinamica della vita, nella relazione, e che a mio parere significa, apprezzo molto la parte finale anche dove ha precisato un possibile equivoco, no? Nel senso che l'omosessualità può essere letta come narcisismo, come patologia, ma lei ha precisato che questo narcisismo è caratteristica intrinseca della modernità, che chiude sostanzialmente alla relazione. Quindi la patologia non è nella omosessualità in sé, come la intendiamo, ma comunque nella sessualità. Pensiamo alla violenza sulle donne, dove c'è un narcisismo estremo che genera una fissità. Poi un'ultima cosa, la tecnica fa sì che sia possibile che qualora ci sia quella che lei ha definito una disforia o comunque una distorsione della percezione del proprio corpo, la tecnica entra in campo e dice: io ti faccio diventare altro relativamente alla tua percezione. Tecnicamente è possibile forgere un corpo da maschile a femminile o viceversa, ma credo che non c'è giudizio morale in quello che sto dicendo, tutt'altro. Credo che però ci sia la necessità di approfondire, proprio perché perdiamo di vista, grazie alla potenza della tecnica, alla necessità del divenire, magari contraddittorio, magari con estrema difficoltà. E credo che però dentro quella fragilità e quella finitudine si colga proprio questa necessaria disponibilità alla relazione, che oggi è molto difficile riuscire a fare penetrare perché viviamo in questa potenza della tecnica a tutti i livelli. Posso aggiungere una cosa, una piccola curiosità, anche che ascoltandoti, non ho sentito, da parte tua almeno, non so se ho colto, se magari mi sono perso qualcosa, anche una sottolineatura sul piacere, cioè il corpo solo come appunto diciamo atto a generare figli, no? Ecco, ma la generazione dei figli, ma il corpo è anche veicolo di piacere. Penso al Cantico dei Cantici, che è un inno al piacere, all'eros, ecco, nel vero senso della parola, al carnale. Ecco, su questo le tue riflessioni, i tuoi studi, che cosa ci possono dire? Bene, intanto io ho fatto due piccoli libri sul Cantico, e però questa sera il titolo mi ha costretto a stare dentro. Certamente direi che il Cantico sia il cardine teologico, come diceva appunto Alonso Schecker, di tutta la Bibbia, ed è assolutamente un linguaggio erotico quello che noi troviamo nel Cantico. Ma certamente proprio l'eros biblico è un po', come diceva il Signore poc'anzi, è pieno, perché è espresso in tutti, con tutti i sensi, è un canto fatto dai sensi praticamente, e dai sensi però proprio per questo, come dire, si raggiunge il massimo della veramente della relazione, laddove io dico, no, quando appunto i due dicono: io sono, lui è mio e io sono sua, cioè l'abolizione del possesso, cioè l'eros biblico si raggiunge, è quello, è il vivere totalmente tutto il corpo proprio per una consegna di sé che è davvero pienezza, che è grazia, che è
fecondità spirituale, direi assolutamente, perché finalmente libera dal possesso, dal rendere l'altro un oggetto, ma anche dal vivere se stessi, appunto, come con quella solitudine di cui parlavo. Sì, certamente, però ecco, non ho potuto parlare, appunto, perché ho fatto un po' uno schema pensando alle disforie, ho pensato un po' al discorso dell'omosessualità. Per quanto riguarda le cose, appunto, le molte cose dette dal primo signore che è intervenuto, intanto lo ringrazio, e certo qui dovremmo stare molto tempo, perché ci sono assolutamente tante tante cose, no? da pensare, più che, perché dare giudizi è molto difficile. Vorrei sottolinearne solo due, ecco, tra le tante cose che ha detto. Cioè, lei, appunto, giustamente ha sottolineato l'aspetto del narcisismo, no? Ecco, io appunto davvero ritengo che non sia una questione, ahimè, di omosessualità o di eterosessualità, perché anche nell'eterosessualità l'altro può non esistere affatto, e quindi può essere anche il rapporto eterosessuale, in senso proprio concreto, fisico, assolutamente un rapporto omoiotico nel senso più duro di questo termine, cioè un per sé, l'altro davvero come addirittura un frutto della propria immaginazione. Oggi si arriva a questo sostanzialmente. Invece l'altro è proprio come dire, qualcuno che infrange la tua noce di cocco. Noi siamo come delle noci, il corpo è in fondo, no? Qualcosa che ci protegge. L'altro è quello che fora, che entra, e quindi anche ci scomoda certamente. La sessualità è proprio, come si può dire, è la porta della vita, proprio per questo, perché la vita è un'apertura, non è una chiusura. E quindi da qui tanti discorsi potremmo fare, no? su di noi, sulla nostra cultura, eccetera. La seconda cosa sulla tecnica. Certamente... Però ecco, direi che si debba, come dire, distinguere. Ci sono delle applicazioni proprio, no? Della tecnica. Io non demonizzerei la tecnica, anche perché è la Bibbia stessa che non lo fa. Pensi che anche nell'Eden c'era, prima che l'uomo, no? non fosse formato da Dio per coltivare e custodire il giardino, nel giardino non crescevano le piante, quindi la tecnica è sempre presente nella storia del mondo, fin dall'inizio, quindi è molto buona. Giobbe 28 esalta la tecnica proprio. E, però per quanto riguarda, no, ecco, finché è un mezzo che vivifica le relazioni, e non le sostituisce invece con delle macchine o con dei mezzi propri. Certo, è vero, questo è... Oggi è chiaro che, come si può dire, giustificare, no? Il matrimonio, no? Molti ragazzi non si sposano, oppure convivono per un periodo, cioè, perché non c'è più, naturalmente, ecco, il corpo non è finalizzato neanche ad avere figli, diciamo, matrimonio neppure, e poi come si può dire, non ce ne sarebbe bisogno, ecco. Oggi non so, una donna può dire: io posso avere dei figli, ma posso anche portarli avanti da sola, eccetera, nel senso che certamente la tecnica, oppure le coppie omosessuali possono avere, con i mezzi che la medicina, che le biotecnologie, insomma, come si chiamano, no? ci offrono oggi, possiamo avere dei figli dal seme che viene dalle banche del seme. Ci sono molte coppie che no, di persone. E quindi certamente sì, qua va fatta una riflessione. Che cos'è un figlio? E che cos'è, appunto, che cos'è, chi è l'altro? Che cos'è la relazione? Che rapporti abbiamo gli uni con gli altri? La riflessione che noi dobbiamo fare è proprio questo. Va dentro la sostanza
autentica delle cose, che certamente è spirituale. Così la sostanza appunto del nostro corpo. Noi possiamo fare tante cose col nostro corpo. Possiamo invecchiare a 120 anni invece che a 60. Oggi possiamo fare anche questo. Però quello che ci manca è perché. È per cosa. È che cos'è. E che cos'è la vita, che cos'è. È la domanda di senso veramente che va assolutamente recuperata perché insomma in effetti ne abbiamo bisogno. Grazie Rosanna, grazie di cuore e grazie ancora della tua disponibilità, ecco, e noi ci auguriamo di averti ancora tra noi in un'altra occasione, magari non più online ma dal vivo, ecco, poterci incontrare, poterci riabbracciare e con i nostri corpi, ecco, davvero. E questo è una delle così anche assenze che noi soffriamo di più in questo periodo, no? Poter non incontrare con tutto noi stessi e quindi anche con la nostra dimensione, ecco, corporea. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori, tutti coloro che si sono davvero messi in ascolto e di questo martedì culturale, di questo ciclo che stiamo portando avanti sul corpo. Vi ricordo il prossimo incontro che confermiamo, ecco, quindi vi chiedo anche così di non spargere notizie false perché qualcuno metteva in dubbio anche così anche l'incontro di oggi. Invece è confermato anche l'incontro di martedì 23 marzo, sempre alle 18:15, e sarà con noi Enzo Bianchi. Il titolo è Corpo, malattia e morte. Ecco, per cui Enzo è un amico del centro ormai da vecchia data e quindi lo conosciamo e lo attendiamo davvero anche con gioia. Grazie ancora Rosanna, casomai poi ci risentiamo. Ecco, grazie a tutti. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie.